Saluto immediatamente il mio secondo ospite della puntata di oggi, Francesco Bassini, primo municipio di Catania. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a te. Io rubo pochissimo tempo perché so che gli impegni incalzano, ma ritenevo importante oggi seguire questo filo rosso, è il caso di dirlo, sul tema della sensibilità nei confronti del tema della violenza sulle donne, ricordando insieme a lei che sabato a Catania si tiene un evento importante, la Marcia delle Scarpe Rosse. Faccio parlare direttamente a lei per spiegarci cosa accadrà, il senso di questa iniziativa. Sì, dice bene, noi come municipio siamo sempre in prima linea per questo argomento, un argomento che ancora purtroppo non trova soluzioni. Già qualche settimana scorsa abbiamo installato un posto occupato all'interno dell'aula consiliare del primo municipio, ma non ci fermiamo qui. 25 novembre, ore 10, partenza da Piazza Università per poi arrivare all'interno dell'aula magna dell'Istituto Boggiolera di Piazza Dante, di via Vittorio Emanuele. Per una conferenza con testimonianze e associazioni. Ovviamente con noi sarà presente l'assessore Viviana Lombardo, pari opportunità, perché ovviamente sono delle iniziative che facciamo insieme all'amministrazione centrale. 25 novembre, volutamente questa data, per proprio attenzionare l'argomento, perché noi siamo i primi che diciamo non ricordiamoci del femminicidio solo il 25 novembre, quando ricade la giornata internazionale. Difatti, subito dopo questa giornata, io con tutto il municipio, i consiglieri del primo municipio, partiremo subito con uno step successivo, perché secondo me non basta più un minuto di silenzio nelle scuole, ma è arrivato il momento di fare informazioni, di cercare di capire cosa poi non va nelle menti dell'essere umano. Dunque, a breve partiremo dalle scuole attraverso delle associazioni che trattano purtroppo questo argomento del femminicidio e se ne devono occupare, con testimonianze, facendo un giro delle scuole del municipio, dove all'interno delle scuole installeremo una teca, sempre con all'interno un paio di scarpe rosse, in collaborazione con i parenti di queste vittime di femminicidio, prometteremo il nome di quella donna che purtroppo non è più con noi in forma fisica. Un'ultima domanda prima di salutarla. Abbiamo visto che l'attenzione è stata posta anche sulle scuole con l'organizzazione di questo momento di confronto. È chiaro, lo chiedo anche a lei, che le istituzioni, scolastiche, educative giocano un ruolo molto importante per il futuro della società italiana e non soltanto. Sì, concordo perché io essendo presidente del primo municipio, giusto parliamo centro storico catanese, dove all'interno ricadono i rioni popolari della città di Catania, io da presidente giro tantissimo il territorio, mi confronto con i vari dirigenti scolastici e i rappresentanti del territorio, anche con le chiese, ovviamente, tutte le comunità, dove ancora purtroppo sento ragionamenti nel 2023 non pensabili. L'altro giorno vi dico semplicemente, l'altro giorno parlavo con una professoressa di un liceo dove mi diceva che ancora la ragazza per partire in gita con la scuola a volte dice mio papà mi dice sì, ma il mio ragazzo mi dice no. Ebbene, io cercherò con il mio consiglio, attraverso, ribadisco, delle persone preparate che cammineranno con noi, di far cambiare un po' mentalità, perché deve essere consapevole la donna, specialmente di oggi, che è libera di andare a prendere un aperitivo tranquillamente con un'amica, insomma, che siamo tutte persone libere. E poi, se mi posso permettere, io dico sempre: nessuno è di qualcuno se quel qualcuno non si sente di qualcuno. Scusate il gioco di parole, ma è quello che sento. Insomma, dobbiamo far capire che qualcosa non sta funzionando. Nell'essere umano, ribadisco, purtroppo scatta questa molla che è una molla animale, partendo dalle basi delle scuole attraverso gli alunni, cercheremo di mettere qualche goccia, in mezzo al mare sicuramente, ma sarà qualche goccia che ci potrà fare cambiare negli anni a venire. Ce lo auguriamo. I dati ovviamente non sono belli da seguire, parliamo di un 2023 con più vittime di femminicidi. Per cui si deve cambiare sicuramente orientamento, si deve cambiare modo di agire e si deve cambiare soprattutto modo di interagire.
Dunque, ricordiamo ancora l'appuntamento, sabato 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Ci sarà una marcia delle scarpe rosse a Catania, vediamo anche la locandina, l'avvio alle ore 10, appunto da Piazza Università. Grazie mille a Francesco Bassini per Sì, il contributo, buona giornata. mi permetto solo di ricordare di partecipare calzando delle scarpe rosse. Assolutamente, ha fatto bene a dirlo. Grazie ancora, buona giornata. Grazie sempre a voi, una buona giornata. Grazie, grazie Bassini.